noi siamo in campo, io insieme alla lista ho fatto questa scelta, ringrazio i candidati, le candidate che hanno accolto la nostra proposta, il nostro progetto per liberare la Calabria. Noi, il nostro primo obiettivo è liberare la Calabria da una logica coloniale. La Calabria è in una morsa, è in una gabbia che appunto la sta soffocando. Commissariamenti dappertutto, il commissariamento della sanità ha prodotto un disastro, sono 11 anni di commissariamento. Io mi sono battuto nel corso della mia esperienza di governo della regione da presidente contro il commissariamento, ho trovato un muro di gomma in tutti i governi, da Renzi a Gentiloni a Conte primo a Conte secondo. La Calabria sta pagando un prezzo drammatico, la pandemia è stata come una miccia su una tanica, quella della sanità che era già appunto in ebollizione. E allora, primo punto, rimuovere il commissariamento è una battaglia che può essere vinta solo se c'è un apporto popolare, una scossa popolare, e il voto a questa lista è un voto che va innanzitutto in questa direzione, liberare questo primo pilastro del colonialismo che sta soffocando la Calabria. Poi liberare la Calabria dai commissariamenti che hanno desertificato la vita democratica, che hanno desertificato la partecipazione democratica, quello che è avvenuto 2 anni fa nella scelta delle candidature alla regione da parte del centrosinistra con Callipo allora, e quello che sta avvenendo oggi è la riproposizione aggravata di quello che era avvenuto 2 anni fa. Io fino all'ultimo ho insistito per mettere in campo una ricomposizione unitaria, un progetto unitario, ho incontrato sordità, ho incontrato indifferenza cinica appunto, e anche contro questa deriva che noi siamo in campo. E terzo, valorizzare l'energia della Calabria, aiutare la Calabria ad affermare una sua ruolo alla pari delle altre regioni. Ci sono tante energie che appunto devono essere aiutate ad affermarsi. La nostra lista è una lista che è espressione di territori, di competenze, di esperienze diverse, è una lista qualificata la nostra, anche coloro i quali vengono indicati ancora oggi come appunto personalità sulle quali innescare dubbi, sono personalità di primissimo ordine, vorrei parlare per esempio di Francesco D'Agostino, un imprenditore che ha subito un procedimento giudiziario dal quale è uscito con grandissima dignità, con grandissimo onore e con grandissima, come dire, soddisfazione, perché la sentenza è stata netta, chiara. Quindi ecco, è anche una battaglia la nostra per affermare una cultura dei diritti, per affermare una rottura di questa indole alla criminalizzazione della Calabria, alla confusione. Ecco. Come cosa risponde a chi dice che lei contribuisce in qualche modo con questa candidatura a spaccare il fronte dell'opposizione al futuro? Ma guarda, il fronte dell'opposizione l'ha spaccato chi ha gestito in modo appunto cinico, chiuso, ottuso. Questa come la prima fase, che è stata il primo tempo, è stato quello che è stato consumato con Callipo, lo ricordate tutti quanti. Si presentava Callipo come l'Olivetti del Mezzogiorno, l'innovatore, quello che era destinato ad aprire una nuova stagione per la Calabria del Sud dopo 4 mesi e dopo una sconfitta sonora costata 25 punti di differenza dalla prima eletta, dal presidente Santelli, c'è stata la fuga e nessuno ha aperto una riflessione, ha detto una parola, ha fatto una considerazione. Oggi siamo al secondo tempo, le responsabilità sono di coloro i quali hanno gestito con ottusità appunto questa fase, non di Oliverio fino all'ultimo si è prodigato per ricomporre, si è offerto per ricomporre e ha trovato chiusura. Sapete perché? Perché l'unico assillo è stato quello di salvaguardare, tutelare la rielezione o la elezione di 3 persone. Ma vi pare che un grande partito può ragionare in questi termini?
con mettere in primo piano l'interesse di tre persone rispetto al progetto generale? Ecco perché siamo in campo, per bloccare questa deriva, contrastarla e per creare le condizioni per un rilancio della sinistra, ancorata a valori, ancorata soprattutto alla bussola del bene comune.